siamo sopra Bergamo. E siamo a Sorisole. Siamo in un ristorante stellato che ha una stella Michelin e si chiama Osteria degli Assonica. Sono due giovani chef, fratelli, ci ha incuriosito la loro cucina e quindi abbiamo deciso di venirla a provare. Siamo arrivati, ci siamo accomodati, questa sera mangiamo all'esterno. La temperatura lo permette, non fa tanto caldo, non si suda ed è piacevole anche così. Speriamo che le riprese vengano bene. Comunque, il posto è veramente molto molto carino e adesso non ci resta che aspettare che ci arrivino tutte queste bontà. E per ingannare il tempo, allora iniziamo con Etissa Trento Doc millesimo 2017 100% Chardonnay. Per darvi il benvenuto, davanti a voi avete questo tacos di sedano rapa, quindi la fettina del sedano rapa piastrata, all'interno caprino aromatizzato all'aneto e cetrioli del nostro orto, la tartelletta a rafano, pasta di salame e tamarindo. Scendete con l'assoluto di trota, quindi avete la pelle della trota soffiata, tartar di trota e uova di trota. I friggitelli sono quelli sempre del nostro orto, all'interno lo yogurt e all'esterno il bergamotto. La foglia invece è la foglia dello sciso, è sciso rosso in questo caso, all'interno avete pomodoro e all'esterno con bava, quindi la foglia del limone. Si prosegue con il rosso salato, all'esterno cioccolato e nocciole, all'interno fegatini di pollo e frutto della passione. Ok. Paninetto fritto, acciughe e la farcia, tartufo nero e limone. Per ultimo tenete la mille foglie di patate con la curcuma e il limone nero. Ma quanti stuzzichini ci sono arrivati e soprattutto, ma che belli sono! È profumatissimo. Cosa hai detto che c'è? Cetriolo, eh? Oh. Che buono, mamma mia. Il taco, buonissimo, acidulo, fresco, erbaceo. Il salame si sente, c'è anche una piccola nota acida. Questo è l'assoluto di trota, c'è la pelle croccante e soffiata, la tartare di trota e le sue uova. Fantastico questo. Adesso andiamo col friggitello. E adesso andiamo con la foglia di shiso. Lo shiso, se non lo conoscete, è un basilico giapponese, diciamo, quindi molto fresco, molto aromatico. C'era una bella acidità che dava freschezza e puliva il palato. Ma adesso c'è una cosa molto molto interessante, il rocher. L'aspetto è questo. Andiamo a assaggiarlo tutto in un boccone. Il rocher esplodeva in bocca perché il ripieno è quasi liquido. Il fegatino si sente, però il frutto della passione aiuta a pulire un po' il palato. Buono anche questo, un po' al limite per me col gusto del fegatino, perché sapete che non lo amo tanto, però devo dire che non è male. Il paninetto fritto, non mi ricordo cosa c'è dentro, ma so dirvi cosa c'è sopra. Il tartufo. Profuma. Ma io ve lo riassumo in una parola: poesia pura. Sono due parole comunque. L'unica parola che mi riferivo io era poesia. Il pura era un semplice rafforzativo. E adesso andiamo con la mille foglie. Ultimo stuzzecchino. Peccato che sono finiti.
questa sera, stuzzichini top, eh? Veramente, veramente fantastici. E quindi a questo punto non oso immaginare il resto, che cosa possa arrivare. Prima fetta di pane che serviamo la ricaviamo da una grande pagnotta che facciamo con lievito madre e semola di grano duro. Prontato del Sebino, siamo quindi nel lago di Iseo. Questo è un blend di Casaliva Pendolino. Qui consigliamo proprio la classica scarpetta. Come avete capito, è un olio qua della zona, del lago di Iseo. È buonissimo, è delicato, alla fine però lascia una delicata nota amara. La nostra portata zero, un altro dei nostri benvenuti. Abbiamo una crema di mandorle e anice fermentato con scorza di lime e olio rosmarino. Questa sera le entratine non finiscono più. È molto particolare. La mandorla stenti tantissimo. È buono. Siamo solo alle entratine, ma fino adesso ogni cosa che abbiamo mangiato ha un gusto pazzesco. Cioè, sembra che mangiamo sempre le stesse cose, però davvero qua è una sorpresa. Poi delle cose molto particolari e tutte buonissime. Abbiamo il secondo pane in degustazione, la pagnottella intera questa volta, a lievito madre, semi di lino, il grano e sette cappelli. Abbiamo Oden con il suo Chablis annata 2020. Prima portata della degustazione. Partiamo con il peperone arrosto. Abbiamo cotto il peperone cercando di ricreare la cottura di una fetta di carne. Quindi se mangiato ad occhi chiusi si cerca proprio questa consistenza. L'abbiamo ricercata. L'abbiamo accompagnato con una brunoise di fragola e cipolla rossa, maionese al sambuco, fiore del sambuco in agrodolce e il tutto viene accompagnato e completato da capperi e riduzione vegetale. Vogliamo capire che hanno cercato di cuocere il peperone in modo che la consistenza fosse quella della carne e poi quella riduzione che ci ha messo sopra ha un profumo pazzesco, incredibile, concentratissimo. Ho l'acquolina in bocca mentre vi dico le cose, quindi adesso vado ad assaggiarlo subitissimo. Mamma mia, buonissimo, un sapore davvero pazzesco, bello intenso, davvero un antipasto fantastico. Il peperone aveva veramente la consistenza della carne, già solo nel taglio si sentiva. Allora signori, abbiamo il salmerino alpino, lo facciamo leggermente scottato all'esterno, lo accompagniamo con uova di salmerino, fichi, acerbi e una salsa al curry verde. La curiosità di questo piatto è il fico acerbo. All'inizio un sapore leggero di fico, ma poi dona tantissima acidità. Le uova del salmerino stesso, che invece scoppiettano in bocca e danno tantissima, tantissima sapidità. Tutti questi sapori però sono equilibratissimi, nessuno sovrasta sull'altro. Proseguiamo con la linguina, uno dei piatti firma di Osteria degli Assonica, o quello che non abbiamo mai tolto dal menù. Abbiamo la linguina mantecata alla bagna cauda, accompagnata dal ginepro e le ostriche rosa del Delta del Po. Hanno già un profumo pazzesco. La bagna cauda si sente, però si sente anche tantissimo il profumo dell'ostrica. Il gusto di mare dell'ostrica con la bagna cauda, boh, non lo so, è un accostamento che non avrei mai immaginato, però è buonissimo. C'è una nota acida e agrumata che rende il piatto sfizioso, quindi non stanca per niente il palato, è fantastico. Allora signore, il secondo vino in degustazione è Sentia Rosa, è quello, il classico che chiamiamo il chiaretto, un Bardolino 100% Corvino.
risotto all'aglio rossino, alla base una purea di albicocca, sopra completare il rafa e una gran pugiata di mandorla. È buonissimo, anche qui dei sapori che non avrei mai detto stessero bene insieme: le mandorle, l'albicocca, l'aglio rossino, il riso. Però è tutto buonissimo. Questo piatto buono, estremo, diretto e a mio giudizio, ma per un gusto mio, la nota acida dell'albicocca l'avrei preferita un po' più smorzata, un po' meno incisiva, però capisco che la funzione dell'acidità serviva in questo piatto. Però secondo me fosse stata un po' meno, io personalmente l'avrei gradito di più. Pan di zucchero, prima cotta al cartoccio e poi ripassata in brace, viene glassata con la salsa alla foglia di fico, con una crema di arachidi al vaso, sopra completare l'arachide sbriciolato, l'oliva e il frutto del cappero. Questo piatto fantastico, uno dei miei preferiti fino ad ora. L'insalata era buonissima, cotta benissimo, le olive e il frutto del cappero ci stavano benissimo, ma la cosa pazzesca era quella crema di arachidi che c'era sotto, che avvolgeva tutto il boccone ed era buonissima. Basta, era fantastico. Allora, signori, terzo e ultimo vino in degustazione. Abbiamo Antichi Vigneti Manca, annata 2018 con il suo Romangiarosso. Stiamo parlando di un Canonau sardo. Loro ci tengono molto a chiamarlo tra italiano Nieddu e non Canonau. Canonau sardo, per come lo conosciamo, tende ad essere un vino molto denso, molto caldo, molto sulle dolcezze. Invece loro lo vinificano per come dovrebbe essere, quindi con un corpo molto elegante, molto fine, mantenendo però il carattere sardo. L'anguilla che facciamo alla brace, togliamo la parte grassa, ne manteniamo però la succulenza, l'accompagniamo con broccoli, quindi finferri, tamarindo e un olio all'alloro. Il piatto poi viene completato con questa riduzione di pollo alla cacciatora. Che buoni i finferli! Oh, mamma mia! Questa anguilla, ragazzi! Mamma mia! Allora, prima di tutto non è grassa. Quello che fa la differenza è questa riduzione di che ha un gusto veramente di un'intensità pazzesca. E adesso mangio quest'ultimo boccone, poi mi è rimasto tutta la riduzione e vado di scarpetta come se non ci fosse un domani, ragazzi. Siamo arrivati all'ultima portata sapida del vostro percorso, è il colombaccio. Viene servito bleu, cotto alla brace, artemisia alla salsa, fave grigliate, riduzione di liquirizia. Cottura del piccione era strepitosa, piccione era di un tenero, poi c'era quella nota un po' dolciastra della liquirizia, le fave davano un po' di croccantezza e l'artemisia dava quella spinta e quel sapore molto molto particolare al piatto. Cosa c'è? Siamo sempre alle solite. Questo immagino voglia dire che lo devo finire io. Base una panna acida, mirtillo, noci caramellate, una granita all'abete. Al gusto della bevanda all'abete rosso che abbiamo bevuto da Ferdi. Mamma, che buono, l'abete rosso è il mio ingrediente preferito da questa vacanza qua. Ti regalo un abete rosso, almeno così puoi metterti lì e rosicchiare gli aghi dell'abete quando ne hai voglia. Pensavo che mi volessi regalare un corso di bergamasco, visto che c'è il bergamasco che mi appalla. Una
una mousse allo yogurt, un crumble al ginepro, un sorbetto all'alloro e questo delicatissimo velo di gelé alla fragola. Completiamo il piatto con una salsa di fragole e ginepro. Questo dolce però era fantastico, fresco e sorprendente. Bello fresco, puliva il palato, quindi una chiusura perfetta per una cena di questo calibro. Ciliegie di vignola al centro, partiamo poi dai cannoncini, proseguiamo con il torrone classico, il macaron alla salvia, l'illusione d'arachide e la mini sucker. Ed è bellissima. No, buonissimo il cannoncino. Mi viene solo una parola questa sera. Wow. Allora, siamo veramente sorpresissimi. È vero. Non ci aspettavamo, ma sapori veramente spiccati, decisi, contrasti incredibili, accostamenti di ingredienti pazzeschi che mai ti verrebbero in mente. Allora, tutti piatti buonissimi. E quindi la cucina è veramente di alto livello, gli chef, perché sono due fratelli come vi abbiamo detto, devo dire che esprimono tutta la loro personalità nel loro menù. Servizio direi ottimo, attento, preciso, ma allo stesso tempo sono molto cordiali, sanno mettere a proprio agio il cliente anche con piccole battute. Quello che ci è piaciuto, che chiedono sempre riscontro sul piatto che viene assaggiato. Prezzo, noi abbiamo fatto il menù più ampio, che prevedeva 8 portate, abbiamo preso 2 degustazioni vini da 3 calici perché non volevamo esagerare, quindi morale della favola, in tutto abbiamo speso 316 euro. Vi salutiamo, ma vi facciamo tutte le raccomandazioni come sempre. Dovete iscrivervi al canale, mettere mi piace, lasciare like, commenti, ma dovete condividere i nostri video, fateci conoscere, condivideteli con i vostri amici, con chi volete, perché voi siete le persone che ci aiutano a crescere. Seguiteci anche su Instagram e su Facebook. Dalla provincia di Bergamo è tutto, la chiudiamo qua e adesso la Ele vi fa un commento a caldo in bergamasco. E niente, non so cosa dire, comunque diciamo solo pota.